Comodino di novembre, il comodino che posso definire il più ambizioso di tutto l'anno 2017. Alle mie spalle voi non la potete vedere, ma c'è una pila di libri spaventosa. Io so già che non riuscirò a leggerli tutti a dicembre, però li ho messi qui lo stesso, perché ci voglio provare. Prima di tutto, leviamo di torno le cose che ci sono sul mio comodino, ma che non hanno tanto senso di esserci. Il primo è il Fidele Reader, perché questo mese non dovrei leggere nessun libro in ebook, ma tutti dei cartacei, per cui è sul comodino perché non si sa mai, però presumibilmente non verrà utilizzato. La seconda cosa che togliamo subito dal comodino è Middlemarch di George Eliot. Per chi capita qui la prima volta, questo libro in teoria è in lettura da giugno. Sono arrivata a pagina 300 e poi ho interrotto la lettura perché l'edizione è scomoda. Ho scaricato l'ebook, ma attualmente non ho più avuto il tempo di riprenderlo, per cui è da tantissimi mesi sul mio comodino e chi invece è fedele abitué di questa rubrica non ne può più di vederlo. Giuro, giuro, giuro che voglio andare avanti a leggerlo. Il libro mi stava piacendo anche se non era una lettura semplice, per cui spero di proseguire via. Invece veniamo alle grandi speranze del mese di dicembre e vorrei partire da una lettura che in realtà è rimasta a metà dal mese di novembre, ovvero il libro che era per il gruppo di lettura della libreria che frequento nel mio quartiere e di cui, se mi ricordo, sotto nell'info box vi lascio il link per chi fosse di Milano e fosse interessato a partecipare. Si tratta di Una storia semplice di Agnon. In questo ultimo ogni mese stiamo leggendo libri di autori che hanno vinto il premio Nobel. Agnon ha vinto il premio Nobel nel 1965. L'incontro per questo libro è già stato fatto. Io purtroppo ero arrivata solo tipo a metà, un po' meno rispetto a quando ci siamo visti. Il libro a me sta piacendo, ma sta piacendo solo a me. Per comunque, vabbè, l'incontro è stato fatto, il libro è stato fatto a pezzi, non è piaciuto a nessuno. A me invece sta piacendo molto. Sicuramente ve ne parlerò nella prossima puntata di Libri Letti Veramente, non penso di metterci molto a finirlo ancora. Un altro libro che vi avevo già fatto vedere nel comodino di novembre e che anche nell'ultimo book haul, che magari vi linko qui sopra nelle schede, nell'info box, è La cena di Herman Koch. In realtà anche questo sarebbe un libro già iniziato e l'avevo iniziato in previsione dell'incontro che c'è stato a Book City con Koch. Poi l'ho lasciato da parte perché appunto dovevo andare avanti con una storia comune che, dovevo cioè, che mi serviva per il gruppo di lettura. Poi appunto non l'ho finito nemmeno in quell'occasione, però l'avevo sospeso la cena per questo. Non posso dirvi niente per ora perché sono davvero agli inizi, non so se neanche se si vede il segnalibro a che punto è, comunque sono parecchio indietro nella lettura. Per ora, per le poche pagine che avevo letto, mi stava piacendo molto e non mi stava mettendo l'ansia che mi aveva messo invece Villetta con piscina, già da pagina 2 ero atterrita non dal sadismo, dal cinismo che c'era dentro. Anche questo so che diventerà un romanzo crudele, però per ora non siamo arrivati ancora a questo punto. Altri libri che ci sono sul mio comodino, dunque, L'Aleph di Borges, scusate se sbaglio la pronuncia, se qualcuno mi sa dire la pronuncia corretta, se mi vuole correggere nei commenti, sarà ben gradito. Allora, questo libro io l'ho comprato forse più di un anno fa e l'avevo lasciato nella libreria perché prima o poi sarebbe venuto il suo turno e non avevo in previsione di leggerlo per questo mese di dicembre. Però poi cos'è successo? Che un caro amico mi ha mandato un link per un ascolto di un racconto, no, in realtà di un testo di Borges che analizzava il racconto poliziesco in generale, partendo da Poe e poi arrivando agli altri autori che avevano sviluppato il racconto poliziesco, a come era costruito, eccetera, eccetera.
Ed è stato un ascolto così piacevole, interessante, che ho detto: non è possibile che io alla mia età non abbia ancora letto questo pilastro della letteratura mondiale. Siccome ce l'avevo appunto in libreria, ancora la mancanza si faceva più ingiustificata. Perciò ho detto: vabbè, è il momento di tirarlo fuori. A volte, anche inaspettatamente, si scopre che è arrivato il momento di leggere un libro, e quindi ecco che è arrivato dicembre e il momento giusto per l'Aleph. Dunque, pur trattandosi di un libro sottile e anche scritto, non so cosa riuscite a vedere con questa luce un po' infame, scritto grosso, perché comunque vedete che i caratteri non sono piccoli. Io non mi aspetto che sarà una lettura veloce, perché mi aspetto che sia un testo costruito con delle frasi abbastanza difficili e sui quali bisogna riflettere molto. Tuttavia, sono contenta che sia arrivato finalmente il momento per me di affrontare questo pilastro della letteratura mondiale. Un altro libro che vorrei leggere a dicembre è Canto della pianura di Aruf. Io possiedo questo libro, anche questo più, da più di un anno, me l'aveva regalato mia madre, ciao mamma, e gliel'avevo chiesto io per un compleanno, perché avevo letto Benedizione di Aruf, mi era piaciuto tantissimo e volevo assolutamente leggere tutto quello che si trovava in italiano di lui. Quindi poi era già uscito Canto della pianura, me lo sono fatto regalare per il compleanno, però pur avendo il desiderio di leggerlo, non era ancora arrivato il suo momento. Non, in realtà io era da mesi che rimandavo questa lettura dicendo il mese prossimo, il mese prossimo, il mese prossimo, e finalmente questo è il mese in cui lo voglio leggere, anche perché su Goodreads è partito un gruppo di lettura a dicembre che legge Canto della pianura, quindi mi farà piacere confrontare le mie opinioni con quelle di altri lettori. Perciò finalmente dicembre e Canto della pianura di Aruf. Io possiedo anche Crepuscolo, perciò è finalmente arrivato anche il momento di proseguire con questa trilogia. Non ho finito! Sì. Allora, il classico del mese ve l'avevo già mostrato nell'ultimo Book Haul, quello, il Book Haul autunnale 2017, è L'amante di Lady Chatterley di Lawrence, e appunto vi avevo detto che l'avevo preso perché volevo leggerlo per dicembre, perché era un classico di cui volevo riparare il fatto di non averlo ancora letto. Perciò appunto l'ho messo sul comodino. Io non so, vista la pila di libri che vi ho già mostrato, se riuscirò davvero a leggerlo entro il mese di dicembre, anche perché poi vi mostrerò altre cose sul comodino che vi faranno comprendere che dicembre per me è un mese in cui dedicare del tempo alla lettura è molto arduo. Comunque ci si spera sempre, ai classici non si dovrebbe rinunciare, e io che li ho scoperti in tarda età rispetto a tante altre persone, ho assolutamente un grande bagaglio da recuperare. Adesso, cioè, adesso che vi ho mostrato un sacco di libri e ce ne sono ancora sul comodino, vi siete autorizzati a far partire le risate preregistrate in sottofondo. Dunque, un altro libro che vi ho mostrato nell'ultimo Book Haul è Non dite che non abbiamo niente di Madeleine Thien, un romanzo che è arrivato finalista al premio. Scusate, ve lo scrivo qua sotto. È arrivato finalista ad un importante premio internazionale per la letteratura femminile, e che io avevo preso anche grazie al progetto BookTube Italia Legge Indipendente. Infatti, uno dei partecipanti, Aldo, lo aveva letto e ne aveva detto meraviglie. E quindi, già che ero invogliata a comprarlo, già che ha una copertina meravigliosa, lo so che non è una ragione, però anche l'occhio vuole la sua parte, allora ho deciso di portarmi a casa Non dite che non abbiamo niente, e ho deciso anche che quando compro un libro lo voglio leggere il prima possibile, altrimenti non aveva senso comprarlo, potevo aspettare, anche perché non è che l'ho preso con degli affaroni, l'ho preso a prezzo pieno in libreria. Per cui cioè, vorrei leggerlo il prima possibile, l'ho comprato da un paio di settimane, sto finendo delle letture, ma vorrei che poi, appena concluse quelle, concluse quelle che vi ho mostrato, arrivasse il momento di Non dite che non abbiamo niente. È un bel tomone.
Giappone e quindi non so se sia scorrevole o meno, ma ho l'impressione che mi porterà via del tempo, anche perché al di là dell'ingombro è proprio un libro pesante di suo, quindi non è un libro che uno si porta in borsa agevolmente e che può leggere in tram. Questo sarà un libro che potrò leggere soltanto la sera e quindi non so quando, se e quando riuscirò a finirlo per dicembre. L'ultimo libro che vi mostro di narrativa è un libro espressamente dedicato al Natale e quindi non posso leggerlo in nessun altro periodo che non sia questo, ovvero 12 racconti di Natale di Jeanette Winterson. Questo è stato l'ultimo libro ad entrare nella mia libreria. Sono entrata nella libreria per comprare un libro per la mia nipotina che vi ho mostrato di recente su Instagram. È un libro sonoro bellissimo, si chiama Paco e Rock, adesso ce l'ha già lei, per cui non ve lo posso più mostrare, però se avete dei bambini piccoli, se nella vostra famiglia, date assolutamente un'occhiata ai libri sonori della Fabbri Editori perché sono bellissimi. Dunque io ero entrata in libreria per prendere quello che avevo ordinato e avevano questo della Winterson in vetrina. Allora io credo che se ci fosse stato scritto lista della spesa o pensierini delle elementari di Jeanette Winterson, io comunque me lo sarei portato a casa, perché lei è una scrittrice che mi piace molto, di cui ho letto tantissimi testi tanti anni fa e che molti adesso purtroppo sono introvabili, non so perché la Mondadori non li stia ristampando. Io vi ho già parlato di lei nel video autore contro autore, che magari vi linko sempre qui nelle schede nell'info box, e quindi ho deciso di leggere anche i suoi 12 racconti di Natale. Io non sono una grande fan del Natale, ma sono una grande fan della Winterson, per cui ora o mai più, perché non posso certo leggermi 12 racconti di Natale a maggio, cioè si può, però non ha molto senso. Quindi anche questo è un libro che staziona sul mio comodino. Adesso dietro di me la pila è vuota, però c'è un altro libro che dovrei leggere questo mese, che non vedete qui perché sono ancora in attesa che mi arrivi l'ordine dal libraccio. Si intitola La fine è nota di Geoffrey Hall, da cui è stato tratto anche un film, ed è il libro del gruppo di lettura di Anobi, che adesso si è spostato anche su Goodreads e che anche questo magari vi linko nelle schede, nell'info box. Dunque, per quanto riguarda la narrativa, effettivamente non c'è più nient'altro sul comodino. C'è il solito tablet col quale guardo gli altri video su YouTube e anche delle serie TV. Ultimamente sono un po' in stagnazione sulle serie TV. Stavo guardando una serie TV gallese che si chiama Hinterland, che è sempre una serie TV poliziesca di cui ho visto la prima stagione. Questa serie è anche trasmessa dal canale televisivo Giallo, solo che io ho visto la prima stagione, mentre su Giallo credo che siano già a metà della seconda stagione. La cosa è che su Netflix purtroppo la serie non è doppiata, c'è cioè soltanto in originale con i sottotitoli. E so che c'è gente che è fan delle serie in lingua originale, però vi assicuro che ascoltare l'inglese parlato dai gallesi non è di facilissima comprensione anche con i sottotitoli. Quindi in teoria vorrei cercare di recuperare per poi guardarmi lunedì sera la serie doppiata su Giallo. Non so perché su Netflix non ci sia quella doppiata. Comunque non ce la farò mai perché appunto loro sono a metà della seconda stagione, io devo leggere una montagna di libri e quindi non lo so, probabilmente andrò avanti a guardarmi la serie in gallese sottotitolata. Sul comodino ci sono degli altri libri e una rivista, soltanto una rivista perché le altre non mi sono ancora arrivate. È una rivista di cucina, vi ho già mostrato altri numeri di cucina naturale, in particolare questo è il numero di Natale e dal quale vorrei prendere delle ispirazioni, perché quest'anno mi piacerebbe ricominciare a fare i regali alimentari. Io per tanti anni ho regalato biscotti fatti a mano ai miei colleghi, poi sono finita in un ufficio dove c'era gente intollerante, gente a dieta, gente che mangiava soltanto proteine, intollerante al glutine, eccetera, eccetera. Quindi niente più biscotti, è stato un grande periodo di regalare soltanto tè e libri. Però adesso che ho cambiato lavoro, mi piacerebbe ricominciare la tradizione di regalare biscotti, per cui qui sicuramente c'è qualche ispirazione, ma le grandi ispirazioni che verranno per il mese di dicembre per ritornare a fare biscotti che non faccio più da credo almeno un paio d'anni,
Sono questo di Donna Hai, dedicato proprio al Natale, in cui ci sono diverse cose, soprattutto menù di Natale, allestimento tavole, eccetera, eccetera, però ci sono anche biscotti sia da regalare che non. Aspettate che magari vi faccio vedere qualcosa. Ecco, lei secondo me è bravissima, tra l'altro si avvale di un fotografo meraviglioso che è Colpo, mi sembra che si chiami, e loro hanno questa tradizione dei biscotti di Natale. Infatti, guardate qui, lei è australiana, non so cosa riusciate a vedere, purtroppo questa è una luce infame, ma non sono riuscita a girare prima e qui viene buio presto. E quindi da qui vorrei prendere qualche ispirazione appunto per dei regali di Natale, ma la mia grande ispirazione, la mia Bibbia per i regali alimentari è questo libro di Sigrid Werbert, Il cavoletto di Bruxelles, che io possiedo da quando è uscito, quindi da veramente tanti anni, e che ho utilizzato in maniera veramente, cioè l'ho usato veramente tanto, è uno dei libri di cucina che io ho usato di più perché le ricette sono affidabili e lei ha un sacco di idee e in più è una di quelle che ha portato in Italia la tradizione del regalare le cose da mangiare fatte in casa. Quindi io la seguivo dal blog, avevo anche una sua raccolta di idee di regali di Natale che sono partita da lì, poi lei ha fatto uscire questo libro che per me è proprio la Bibbia dei regali di Natale. Ci sono tantissime idee, sia natalizie sia anche valide per tutto l'anno. Adesso apro magari una pagina di Natale per darvi un'idea un po' più carina, se la trovo, perché ha proprio una parte dedicata, scusatemi, sarei dovuta venire un po' più preparata, però intanto vi mostro questo, tanto per darvi un'idea dei regali da fare in qualsiasi occasione dell'anno. Eccolo qua, un candido Natale, questo direi di no, però guardate qui, queste sono le sue proposte di regali di Natale e in più ha anche una sezione salato, oltre a, non so, tipo fare le marmellate che io non faccio, però è piena di idee per tantissime occasioni, ha anche una parte salata che lei ha dedicato agli aperitivi, ma io spesso mi sono trovata a imbustare invece che pacchettini di biscotti anche dei cracker con le spezie, con le erbe aromatiche, che sono stati dei regali molto graditi per chi invece non ama i dolci. Per cui sicuramente sarà un libro che utilizzerò tanto per questo mese di dicembre e la cosa mi fa ancora di più capire quanto sarà difficile avere il tempo per leggere se invece le sere mi dovrò dedicare al forno, alla farina e a preparare biscotti e dolcetti e cracker da regalare. Finalmente il comodino è finito. Io vi ho mostrato un sacco di libri che probabilmente vi rimostrerò a gennaio perché non so cosa riuscirò a leggere in questo mese che è il più affollato di impegni dell'anno. Vi saluto, vi auguro buone letture e noi ci rivediamo col prossimo video lunedì prossimo.